Buonasera amiche ed amici e bentornati a Fumettocrazia, il vostro podcast preferito dedicato ai fumetti di casa Marvel e casa DC Comics. Come sempre con voi Giorgio Cergioli e il buon Filotorta accanto a me nell'etere, a cui do questa volta, posso dirgli il buongiorno in questa bella mattinata primaverile. Come, che aria tira in quel di Milano? Ah, è arrivata la primavera, se non quasi l'estate. No, no, ancora le temperature sono civili, l'estate a Milano, come si sa, è tipo un giro nell'inferno, per cui questa bene, diciamo, ora si sta bene. Cosa. Una bella giornata per andare allo stadio. Sì, assolutamente. E detto questo, finirà assolutamente male. Assolutamente. Voi che ascolterete questa puntata un bel po' dopo saprete già di che morte siamo morti. Settimana di fumetti e notizie intorno ai fumetti, mi viene a dire abbastanza pesante. Ora non mi sentirei di aprire il capitolo Piscore eccetera, perché veramente se no finiamo 2 ore a parlare solo di quello e probabilmente non basterebbero, ma non lo so. Posso, l'unica cosa mi viene a dire è che mi sta facendo un po' abbastanza schifo tutto quello che, più o meno tutto quello che leggo, ma vabbè, appunto. Apriamo e chiudiamo parentesi qui, Filo, non scendiamo, come dire, in particolari. No, altrimenti, oltre a dilungarmi, potrei esprimere 800 opinioni in contraddizione tra di loro, perché in realtà come gestire, diciamo, internet, soprattutto, quella parte lì è una materia molto complessa e di difficile soluzione. Vabbè, lasciamo stare perché è meglio concentrarsi su cose che sono un po' più divertenti e lasciando da parte tutto il resto. Particolari annunci in questa settimana non ci sono stati. L'unica, penso, piccola highlight della settimana è comunque la notizia che verrà pubblicata una nuova miniserie scaturita, un po' come avevamo previsto, anche facilmente, devo dire, dalla riedizione di Batman 428, quindi nella versione in cui Robin, Jason Todd, si salva e non muore, appunto una nuova miniserie di 4 numeri scritta da De Matteis con le matite di Rick Leonardi, che andrà a esplorare appunto questo grandissimo what if, mutuando un termine utilizzato dalla concorrenza. Quindi, sulle miniserie ambientate nel passato, eccetera, abbiamo sempre qualche dubbio, e qualche dubbio ce l'abbiamo avuto, devo dire, anche sul primo numero della settimana, che proprio, diciamo, ambientazione nel passato fa la sua grande il suo grande fascino, perché Superman 78 The Metal Curtain, scritto da Robert Venditti con i disegni di Gavin Guidry, colorato a Jordi Belair con letto di David Lamper, è arrivato appunto al numero 6 e si è concluso. Partiamo dalle note positive. Guidry e Belair, spero di averlo pronunciato bene secondo quella che è la dicitura che l'artista ha anche nel proprio nome, nel proprio nickname, diciamo, su Twitter. Appunto, la coppia Belair-Guidry, come dicevo, è sicuramente l'highlight, la parte meglio riuscita di questi 6 numeri. Se dopo averne parlato del numero avevamo detto che forse c'era un po' poco Superman, un po' poco Clark, ovviamente nel resto della miniserie questa cosa è totalmente cambiata, e proprio sull'azzurrone in questa versione, ovviamente, che riprende le fattezze di Christopher Reeve, devo dire che la coppia artistica dà il meglio di sé. L'azzurro fortissimo, proprio iconico, perché in questo modo si può parlare del costume, allo stesso tempo i bei mutandoni rossi con la cinturetta oro, devo dire che funzionano alla grande. Il ciuffo, tutta l'iconografia appunto del Superman degli anni di fine anni 70, appunto dei famosi film, e allo stesso tempo di quella che poi è diventata un po' l'iconografia, diciamo, moderna proprio del personaggio, sono riprese in tutto e per tutto. E devo dire anche con questo tratto un po' più ovviamente fumettistico e meno verosimigliante utilizzato a Guidry, che per fare un paragone magari con un nome che avete letto o visto più recentemente, magari riprendo in qualcosa di Sam Nee, mi verrebbe da dire, comunque funziona tutto molto bene. I colori pastellati di Belair si sposano perfettamente con queste tavole sempre molto molto larghe, sempre molto spaziose, che vanno a raccontare tutta questa storia
Su cui invece sinceramente ho avuto qualche dubbio in più. Ovviamente Metal Curtain, Cortina di Ferro, si capisce subito anche dal nome, come avevamo già detto, che il tema della guerra fredda torna fortemente. In questa versione metallo è infatti sostanzialmente un colonnello dell'URSS con questa super armatura alla mo' di Iron Man, tra virgolette, col cuore ovviamente di Kryptonite. E proprio il racconto di questo villain è secondo me la parte un po' più debole perché è fortemente macchiettistico e non so, capisco che il setting da guerra fredda cerchi di riprendere ovviamente uno scontro tra le due fazioni e due schieramenti contrapposti, però per gran parte di questi sei numeri devo dire è fin troppo banalizzato dal mio punto di vista, pur essendo ovviamente un fumetto supereroistico abbastanza basilare che non si premette di andare a come dire a risolvere questioni ben più complesse. Però ecco, questa scelta di utilizzare, diciamo, anche un modo di raccontare l'URSS a distanza di 40 e passa anni, ecco, è quello che Sì, mi fa un po' storgere il naso. è davvero scritto come se stessero nel 1978 Esatto. le posizioni sovietiche e fossimo in piena propaganda anticomunista, cioè perché veramente soprattutto la parte diciamo burocratica, ma anche lo stesso metallo senza, cioè con poca profondità e anche il modo. Cioè, non il modo perché vabbè ci sta che venga convinto dalla bambina, quello è sempre il cuore dei bimbi, qua, eccetera, però c'è cioè, la frase con cui lo convince sembra davvero un po' troppo i poteri forti e poi soprattutto subito dopo la vicenda si risolve abbastanza in fretta, forse sarebbe stato più interessante se diciamo questo cambio di posizione fosse avvenuto nel numero 5 per avere un po' più di spazio per metallo stesso, però diciamo che in Non era tutta la negli no, obiettivi. esatto, la costruzione è stata molto classica, come dicevamo all'inizio, anche con poco Superman e Clark, per cui non gli La cosa equilibri che ad forse esempio l'ha ideali. diversificato rispetto però, faccio l'esempio di Batman 89, è che Batman 89 riprende sì quell'iconografia, riprende sì ovviamente l'abbigliamento e quella appunto tutta quell'estetica. Ma è raccontato comunque con una sensibilità di ora. Cioè, è questo che secondo me poteva essere fatto. Cioè, si poteva comunque utilizzare un tema, ovviamente fortemente caratterizzante degli anni in cui è uscito il film, a cui ovviamente fa, tra virgolette, da seguito questa seconda miniserie dedicata a Superman 78. Però raccontata con appunto come se la si scrivesse oggi, non cercando di diventare anche uno sceneggiatore di fine anni 70, primi anni 80. Ecco, questo è rimasto, mi ha fatto un po' storgere il naso. Dall'altra parte chiudo perché tanto poi possiamo anche proseguire. Ripeto, l'unica cosa, la narrazione di Guidry è veramente notevole, anche negli ultimi numeri che sono magari un po' più esplosivi e c'è molte meno dialogo e c'è cioè, molta più azione, però davvero una fluidità nel racconto veramente, veramente ottima e da questo punto di vista assolutamente promosso. Quindi abbiamo parlato, filo, di Guerra Fredda, America contro URSS, a proposito di contrapposizioni, questo Captain America, questo mini arco di due numeri, numero 8, con chi si Sì, mena il nostro Cap? praticamente si mena con la morte, col caos. Perché Ok, un normale mercoledì sera proprio. questo mini arco intitolato Intermezzo, perché gioca anche sul teatro, nella costruzione, praticamente ci vede nel numero 7 e nel numero 8 Cap, reclutato, in questo appunto teatro dell'assurdo
Magical Theater, un posto appunto pieno di creature strane, emarginati, persone appunto rifiutate dalla società, in generale, appunto reclutato da questa bellissima donna, appunto questa donna che si rivela essere la vita stessa in continua lotta con la morte, suo fratello. E che però ha fatto uno step in più, cioè non è più il ciclo continuo, no? Vita-morte, ma è diventato proprio il fratello è impazzito dalle troppe morti avvenute nel XX secolo, no? La teoria secondo cui, se sai, la guerra è normale, però se in questa guerra ci sono le armi atomiche, allora è tutto diverso perché la gente muore troppo in fretta. Che non era solo quello, però comunque in sintesi molto becera. Quindi è impazzito e decide che no, basta morti normali, azzeriamo tutto, distruggiamo tutto e ricominciamo da capo per un ciclo della vita più gestibile, mettiamola così, per la salute mentale del povero morte. E ovviamente vita non ci sta. Cerca di proteggere queste persone che, come capo, abbiamo visto invece anche nel primo ciclo, sono un po' la chiave degli eventi storici perché continui a sopravvivere e appunto recluta Cap stesso per proteggere gli altri. E sostanzialmente, mentre appunto il numero 7 era stato più descrittivo, più anche comunitario, con cercare di capire questa comunità di persone queer, potremmo proprio dire. Anche esteticamente reclutate da vita nel teatro, questo è un numero tutto di botte, in cui Carlo Smanio quindi funziona meglio. Nonostante io non continui a non essere un fan dell'artista, soprattutto dei suoi corpi, perché è uno stile iper dettagliato con chine leggere, ma appunto nei tanti dettagli. Cioè, nel costume di Cap si vedono tutte le scaglie possibili e immaginabili. E texture della camicia, tipo dei pantaloni, queste cose qui. Esatto. Però allo stesso tempo uno stile, cioè delle linee, dei corpi che poi in movimento sono molto più liquidi di quello che si aspettasse, nonostante la loro imponenza. E è una commistione che non riesce a essere di mio gusto, nonostante prezzi. La sua creatività nella costruzione delle botte, nella costruzione, nelle pose scelte per i corpi, nella costruzione, anche nella rappresentazione, diciamo, di questi villain schifosi, sono abbastanza horror, però il resto non riesce a essere di mio gusto. Nonostante, ad esempio, la narrazione sequenziale funzioni quasi sempre bene, e quindi si è anche bravo in questo, però in generale l'aspetto dell'album non riesce a rientrare nei miei gusti, nonostante, anche perché secondo me, cioè, dovrebbero fargli fare un horror puro a Carlo Smanio. Cioè, l'hanno sempre messo in cose sì molto d'azione con aspetti horror, ad esempio Savage Avengers, però sarei curioso di vederlo anche in qualcosa che metta il protagonista proprio in uno stato di angoscia totale. Non in Savage Avengers, sì, che era molto horror, ma aveva Conan che rendeva tutto un po' più assurdo, eccetera. In questo capo capisco la scelta perché sostanzialmente in questo numero si combatte appunto contro dei mostroni deformi, però non riesce mai del tutto a convincermi in tutta la parte appunto del teatro, eccetera. Sì, questa cosa di Straczynski di continuare a mettere Cap contro cose molto poco umane, perché alla fine così erano anche i primi 6 numeri, boh, non lo so. No, Sì, in no, generale, non. esatto, tornando alla scrittura si conferma questa, non neanche tendenza, questo, com'è che si, è proprio un topos stabilito dallo scrittore, cioè questo gusto nei villain sovrannaturali, nelle forze archetipe della natura e dell'universo, in questo caso addirittura vita e morte, che già avevamo visto sul suo Spider-Man, no? E soprattutto nella prima parte, e poi anche in Thor, ma mentre in Thor è più spiegabile.
questa scelta per TAP, sinceramente, non mi ha ancora convinto. In generale, appunto, i villain magici non rientrano nel mio gusto, ma mentre sul suo Spider-Man, un po' perché letto quando avevo l'età giusta per farmi impressionare, un po' per. Ma comunque era declinato meglio perché, soprattutto all'inizio, servivo a mettere di più, appunto, Peter contro una forza che sembrava infermabile come Morlun, e comunque c'era anche poi nel modo in cui l'aveva sconfitto il riprendere la scienza. Cioè, era stato esplorato in una maniera migliore, prima che, e anche nel finale, poi, quando nella gestione del finale di Ezekiel, non spoiler, comunque, quell'equilibrio era stato mantenuto un po' meglio, prima che Slot prendesse solo il peggio del peggio dalla parte, appunto, degli Inheritors per il suo Spider-Verse. Qui ancora non capisco cosa possa darci in più su Cap, se non appunto comunque dei belli scontri e mostrarci quanto lui sia buono. Però come, diciamo, rivedere le sue cioè, mentre nei primi numeri comunque c'era la parte di flashback, c'era l'idea di mostrarci Steve Rogers come un eroe anche prima di ricevere il siero. Che poi uno può contestare o meno, ma secondo me era efficace. In questo intermezzo si è un po' perso e secondo me è uscito proprio dal terreno in cui le storie di Cap risultano più efficaci. Posto che poi la pagina finale, no, che ci lancia soprattutto questa lettera che Lyra gli fa dopo la lettura dei tarocchi, ci lancia un po' verso il futuro e mi lascia un po' perplesso. Cioè, Cap adesso una missione che è recuperare le altre persone, potremmo dire disenfranchised, e appunto per condurre sotto la protezione di Vita, cosa che ancora non mi è chiara, perché, ok, giusto, sì, le deve proteggere, però allo stesso tempo queste dovrebbero avere un ruolo negli snodi della storia. Se li togli dal mondo, so cosa questo può comportare, mi sembra non sia stato spiegato bene. Però tutta questa specie di profezia, Earthbreak, Pain, Loss, ma you get up, you make yourself get up every time, è più o meno quello che fanno tutti i supereroi. Mi sembra non si sia riuscito a trovare uno spunto particolarmente originale in questa chiusura. Cioè, potresti dire la stessa cosa appunto proprio di Spider-Man, che è quello che si rialza sempre. Sì, è diciamo un po', vabbè, magari mutuata anche dalla Can Do This All Day, famoso, reso famoso anche per le masse, diciamo, al cinema, ma boh, sono d'accordo con te, non lo so, mi sembra Cap, soprattutto oggigiorno, sarebbe molto più efficace anzi, in un'avventura quanto più reale e realistica possibile, ma diamo comunque ancora un po' di fiducia a Stracchino. Io personalmente l'ho un po' già accantonata. Torniamo invece in casa DC. Dicevo settimana scorsa che Josie Campbell avrebbe preso le redini di Shazam, e infatti arriva Shazam numero 10, scritto proprio dalla stessa sceneggiatrice di Amazon Attacks di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Questa volta ai disegni abbiamo Emanuela Lupacchino e Mike Norton, colori Trish Mulvihill e lettere di Troy Petery. È un debutto che mi ha convinto a metà, nel senso che la sceneggiatura di Josie Campbell è, secondo me, molto funzionale a dare il via sostanzialmente a un nuovo arco. E intanto riprende rapidamente quello che era successo fino ad ora, quindi la nuova casa con tutta la famiglia e comunque i rapporti tra i vari membri della Shazam Family. Tanti momenti comunque divertenti, soprattutto di nuovo. Il magico Hoppy, che ha paura, ad esempio, di essere mangiato da Talkie Tony, questa è una cosa che mi ha fatto molto ridere. In generale, comunque, la voce di Billy, ma anche di tutti i personaggi con cui ha a che fare, come gli dèi, ad esempio, da cui ha preso le famose le caratteristiche che comprendono Shazam, in questo. Versione appunto molto buffa degli dèi dell'Olimpo, che sono un po' ovviamente, come sempre, molto narcisistici, diciamo, ognuno pensa a se stesso, e anche un po' buffi e ridicoli, diciamo, che funziona molto bene e continua e dà un senso di
continuità rispetto alla gestione, ovviamente Wade, diciamo di un tono di leggerezza generale che pervade tutto il numero, che funziona molto bene con questi personaggi, assolutamente. Dove forse non mi ha convinto del tutto, ed è per me questa una sorpresa, è dal lato artistico, perché avevo grandi aspettative per Manuela Lupacchino, che avevamo visto ultimamente anche su Teen Titans Tanto. World Finest, ecco, perché ha un tipo di tratto e anche di scelte narrative, di capacità di dare espressività anche un po' sopra le righe ai personaggi, che ben si sposa ovviamente con un cast molto giovane come quello della Shazam Family, e forse c'è ancora bisogno di un po' di tempo per prenderci un po' più la, diciamo, confidenza con questo nuovo gruppo. Non mi ha soddisfatto del tutto, soprattutto non lo so, non so cosa c'è di preciso che non mi ha convinto, ma non è andata bene come aspettavo. In più, nel numero è affiancata appunto da Mike Norton, e un po' il salto tra i due, soprattutto nella differenza nel modo in cui usano in modo diverso le chine, da più spesse a meno spesse, secondo me, un po' si è vista e non mi ha fatto impazzire. È una serie comunque che mi sembra sia ben studiata, anche sicuramente l'artista azzeccata, però ecco, c'è bisogno forse di qualcosina di più, anche perché comunque Shazam è una testata che appunto con Mora e Wade sicuramente sta avendo ottimi risultati, quindi ecco, per mantenerli c'è bisogno di qualcosina di più. Devo dire che dal punto di vista sceneggiatura, appunto, dopo questo numero un po', diciamo, di raccordo introduttivo, l'idea di mettere contro proprio il capitano e Billy in una specie di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, secondo me ha del potenziale molto interessante, e voglio vedere dove si andrà a parare. Ultima nota: perché non chiamare Shazavan invece che Shazvan, che suona malissimo? Questa è una cosa che non mi spiegherò forse mai, ma prima o poi magari la stessa Uno è Campbell. all'inglese, secondo me funziona meglio Shazam e Shazven, ma Ah, sono un po' più Shazavan, simili. no? Boh. No, 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 perché quella seconda se la mangiano un po', per cui per quello funziona meglio. Dannati inglesi che non sanno parlare neanche la loro lingua. Vabbè, a parte cavolate, insomma. Un inizio, diciamo, di nuova gestione, ok, boh, forse è il punto più alto nella cover, bellissima, ma per il resto, diciamo, lo rivedremo tra un paio di numeri quando magari si sarà preso un po' più di, diciamo, si saranno un po' assestati i cambiamenti. Questo sicuramente, cambiamenti invece filo non ce ne sono stati. Doctor Strange, numero 14, sempre McKay, sempre Pasquale Ferri. Colpa mia, non li ho ancora letti questi due numeri. Lo so che me l'hai consigliato in tutti i modi, però dimmi almeno se e come è andata questa. Ma è andata bene, diciamo che dopo i primi 10 numeri che si vede che erano stati progettati appunto in maniera coerente, chiusa per raccontare una storia, e il successo avuto, McKay si sta un po' prendendo il suo tempo per espandere il mondo appunto di Strange e Clea, e con storie più leggere e divertenti in cui sta seminando dei piccoli elementi che immagino dopo Bloodhunt, in cui Strange sarà coinvolto e appunto che vedrà Ah. anche cioè che, di cui McKay è l'autore principale, che vedrà anche Strange coinvolto, esploderanno. Appunto, dopo il numero dedicato alla sorellina piccola di Clea, quello con Bats, questi due numeri sono un divertissement in cui McKay recupera un po' dei suoi personaggi feticcio, a.k.a. Felicia Hardy, Taskmaster, e Badre, il fratello, diciamo l'altro pugno di Khonshu, il fratello di Moon Knight, mettiamolo così, per una bella avventura in stile D&D. Perché questo Coroborum è un gioco da tavolo di ruolo fantasy che costringe i suoi giocatori, un po' D&D, un po' Jumanji, che diciamo costringe i suoi giocatori a entrare dentro di sé e rischiare davvero la vita al suo interno, e ritorna, diciamo, in strada, e per batterlo appunto il buon Stephen Strange deve reclutare un party. E appunto, chi meglio dei personaggi preferiti di Jed per fare i vari ruoli di questa quest?
Felicia chiaramente sarà il ladro, Taskmaster beh, è il guerriero e il padre, il pre, no, il sacerdote, diciamo l'healer, chiamiamolo. Esatto, chiaramente Strange il mago, e questo è, diciamo, il primo numero dei due, numero 13, è molto carino perché è proprio quello in cui devi reclutare il team, c'è proprio la spiegazione delle dinamiche, classic, diciamo, D&D recitato, e secondo me funziona molto bene. Alla fine si scopre un po' chi c'era il villain dietro la riapparizione di questo libro game, cioè il nostro amico nemico, il barone Mordo, cioè che non è barone, però vabbè, e appunto, e in questo numero vediamo un po' di botte psichedeliche in cui Ferri si diverte molto con i draghi, appunto. C'è l'antico Egitto in cui Badr viene rinchiuso, c'è in uno scontro eterno con Taskmaster. Punto Strange si dimostra ancora una volta dottore, perché, diciamo, risolve la situazione non con la forza della sua magia, ma con un patto che fa con il libro stesso, e che vuole provare a usare per, diciamo, la terapia del generale Strange. Ecco, questa trovata finale secondo me è molto carina, molto divertente, e unita al fatto che Mordo venga, diciamo, esiliato nella cripta delle ombre, Crypt of Shadows, dove il povero Buzz è stato rinchiuso insieme ai serpenti di casa Santa Santorum, setta un po' un'improbabile alleanza, appunto, fra villain e aiutante, mentre il nostro eroe ignaro sarà, diciamo, affronterà un'altra minaccia, inconsapevole della vera minaccia, che poi è quella, appunto, del suo fratellastro, che avevamo visto, appunto, proprio in Crypt of Shadows, numero horror, mi sembra 2022, non mi ricordo se 2022 o 2023, con la narrazione di Ewing e poi le storielle in mezzo. Quindi quattro numeri, e in particolare gli ultimi due di un miniciclo, appunto due numeri one shot e questo miniciclo da due, leggeri, secondo me divertenti, piacevoli da leggere, che diluiscono un po' la trama orizzontale, mettiamola così, però appunto lo fanno con una scelta di narrazione, appunto, più Silver Age, oppure, se vogliamo usare un riferimento contemporaneo, più Fantastici 4 di Ryan North, che secondo me, e comunque mi sono divertito a leggere, e che hanno messo degli elementi perché, diciamo, al ritorno dal crossoverone estivo, Strange torna ad accelerare. Sì, tra l'altro, chi non ha smesso di accelerare mi verrebbe a dire Pasquale Ferri, perché sì, esatto. Veramente la continua ricerca nella costruzione delle tavole con forme sempre diverse, che siano a oblò, che siano sempre più liquide anche, dà veramente a questa testata, secondo me, una personalità e un'identità che unica, e che trovo perfetta per le avventure anche più strampalate, tra virgolette, di Doctor Strange. Cioè, è quello che, di nuovo, lo so che lo abbiamo detto più volte, ma ogni volta che rivedo un numero come questo mi viene a sottolinearlo. Abbiamo sempre detto, riferendoci ovviamente a Fall Sunrise di Tradmoore, noi vorremmo sempre avere un po' di psichedelia, o comunque un qualcosa di particolare sulle tavole di Doctor Strange, e qui di nuovo non sarà a quei livelli di follia totale, diciamo, ma almeno ti dà la sensazione di leggere le storie dello stregone supremo, appunto, cioè come quasi fossero bolle di sapone che contengono universi interi, non so, mi piace tantissimo questo aspetto, al di là della sceneggiatura, su cui comunque McKay, più che in numero, più che su testate magari di gruppi, funziona così bene. Assolutamente, sì. Poi anche questi costumi, appunto, perché quando entrano nel libro i costumi del diciamo D&D party cambiano e si adeguano al mondo, magari sono anche molto carini, per cui sul character design ha funzionato abbastanza. Il cappuccio di Strange è divertente. E a proposito, allora, di costumi, andiamo, casa di sì, Birds of Prey numero 8,
Pini e David Lopez ci regalano di nuovo un altro numero con le nostre Birds of Prey, appunto in costume, sempre per quella vecchia cara legge del carro dei buoi. E è un numero molto divertente questo. Qui posso dire che forse è quello dove Kelly Thompson si è divertita di più. Secondo me anche nello scorso proprio c'era tutto quel dialogo sia con Cass che poi quello con Dina e Vixen, era stato appunto comico e divertente, però sì, questo spinge ancora di più. In particolare sono un grande fan della nuova identità supereroistica che si è scelta Sin, il caterer, la cameriera. Sì, no, e poi vabbè, c'è tanti momenti divertenti in questo. La stessa Sin, questo rapporto con la... Addio, com'è che si chiamava? Megadon, no, non mi ricordo già più. Questa, sì, anche qui, questa doppia personalità, questo rapporto con questo essere che vive all'interno del... sostanzialmente in simbiosi con il suo corpo, un po' di venomiana memoria. Ovviamente qualsiasi interazione di Big Barda con il resto del mondo è un qualcosa di... mi fa sempre un sacco ridere il momento in cui sostanzialmente si spoglia e inizia a menare questi specie di cloni, di come li posso definire? Modelli cloni di non so neanche cosa di preciso. E le altre dicono: scusa, che fine hanno fatto, Barda, che fine hanno fatto i tuoi vestiti, sono coperte, sono quelli che li controllano. Insomma, c'è tanti momenti divertenti, cioè veramente lo stesso Pigna e anche David Lopez, devo dire, pur con questo stile sempre molto comunque realistico, lo avevamo detto anche se la volta scorsa. Pigna riprende tanto, forse da qualcuno potrebbe dire troppo, non io ad esempio, da che farà Blood Hunt ora? Non mi viene il nome. No, il capo dell'universo degli X-Men. Di Brevoort, no. No, di artista. Disegnatore anche di Planet, Giant Planet. Sì, è tutta la razza. Oh, ecco, la razza. Cioè, proprio di tutti i nomi che mi potevo dimenticare. Appunto, riprende tanto, ma comunque c'è sempre una personalità, un'espressività data ai personaggi che aggiunge sempre quel tocco in più di divertimento e di ironia, anche che si sposa per me in modo perfetto, assolutamente perfetto, appunto con la scrittura di Thompson, che come dicevi anche te, già dalle piccole battute e dagli scambi di nuovo all'interno del team continua a, secondo me, a funzionare veramente 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 bene. Devo dire, forse il finale, con ovviamente l'improvvisa scomparsa di Batgirl, allo stesso tempo è un po', ok, sì, sapevamo che sarebbe andata a finire così, però devo dire che il momento in cui Dina dice non seguitemi assolutamente, e le altre dicono tipo no, veniamo sicuro, è un bel momento proprio. Al momento è un numero che dal lato artistico mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto Pigna, anzi, perché poi c'ha la tilde, ha fatto tre doppie d'azione, le ultime due in particolare, no, quattro doppie d'azione, scusa, e la seconda e la quarta in particolare mi sono piaciute tantissimo. E la quarta poi è proprio questo urlo di Black Canary con questi colori appunto retro di Bel Air che ci sono sin dal numero uno, che è proprio la mia preferita di questo numero. E devo dire, nonostante poi appunto Pigna e Lopez abbiano uno stile che è diverso, soprattutto nei volti, Lopez appunto è più cartoonish, poi c'ha sempre queste espressioni un po' devilish con questi sorrisetti eccetera, secondo me appunto i colori stessi di Bel Air hanno aiutato l'amalgama del numero, e questa transizione fra stili che comunque sono diversi, secondo me ha funzionato lo stesso molto bene, per cui un plauso anche alla colorista che ha aiutato tanto. E la pagina finale che dicevi tu, con loro che entrano ma poi con quel teschio, no, presagio di morte sotto il riflesso sul pavimento, è molto molto bella. Sì, anche in questo caso sono stati un po' come in Strange, sono stati due numeri sostanzialmente che sembravano quasi di decompressione, quasi come a voler mettere un po' di
distacco tra un arco e quell'altro, e che in realtà però appunto hanno dato, hanno messo tanto tanta altra carne al fuoco. Di nuovo abbiamo detto il finale è un po' ok, entriamo nella prossima avventura, allo stesso tempo hanno portato avanti un po' quello che è il vero cardine di questa, di questa testata, cioè il rapporto, come dicevo prima, anche tra i membri del gruppo. Soprattutto in questi due numeri il grande focus è stato tra Dina e Barbara, e appunto il ruolo di Barbara, e come devo dire anche il suo rapporto con il ruolo di oracolo, e di diciamo di non voler più necessariamente vedere da e seguire il tutto da, dalle retrovie, per quanto sia la, la migliore a farlo. E appunto ci sono tutti piccoli pezzettini che aggiungono e aumentano e ingrandiscono quelli che sono i temi portati avanti anche nei numeri precedenti, e questo devo dire che è un qualcosa che funziona molto bene, pur avendo un roster comunque che è già mutato. Come avevamo detto, non c'è più Zealot, non c'è più Harley Quinn, ora avremo sostanzialmente Vixen in più, che non c'era, Sin ovviamente è entrata, quindi anche il modo in cui ruotando i personaggi, questa è una cosa che Thompson aveva detto fin dal lancio, che i team sarebbero cambiati anche abbastanza spesso, pur mantenendo un core diciamo fisso. No, immagino che ad esempio Cass e Barda non saranno, non usciranno mai, o probabilmente vado a incatenarmi di fronte agli uffici di Burbank. Però appunto come cresce, come anche cambiano i rapporti e funziona, è qualcosa che la sceneggiatrice, come avevamo detto anche altre volte, aveva migliorato e su cui era cresciuta tanto all'interno ad esempio di Captain Marvel, e te lo avevi segnalato segnalato più volte, di come funzionasse il rapporto appunto in quel caso tra Carol e il resto di e le sue amiche. E anche qui con un ruolo centrale come quello di Dina, però c'è sempre spazio per tutte le altre per agire, per confrontarsi, e per non dover essere sempre solo riferite al diciamo al titolare, alla capa del numero o del team. Quindi da questo punto di vista qui continua a piacermi tanto, e poi appunto si ride, è una cosa non banale. A me l'umorismo, come già detto, di Thompson piace sempre particolarmente. Detto questo, per quanto bello e tutto un po', mi piacerebbe riavere anche Romero. Sinceramente non so se prossimi due ancora non c'è e fra l'altro uno dei due nei solici c'era scritto Various Artists, quindi manco loro sanno chi ci sarà o non ci benissimo. Quindi da questo punto di vista sono anch'io un po' preoccupato, spero che possa tornare per un terzo arco. Allora, il prossimo dice Goodry, a proposito, che ci sta, direi assolutamente. Sì, sì, sì. E Jonathan Case, di cui ora però vado a memoria, non ricordo, sicuramente qualcosa ha fatto, ma io non me ne ricordo. Batman 66, qualcosa su Batgirls, ok, no, ora non ce l'ho presente, Però vabbè, già Goodry è un qualcosa che vedo che può funzionare molto bene con... E poi Rodriguez e di nuovo Goodry nel numero 10. Ok, dai, ci siamo, però, ripeto, give me back my Romero. Filo, se non hai altro su Birds of Prey, direi che andiamo a quella che per me è stata la vera sorpresa della settimana. Andiamo. Beh, allora, andiamo. Lo dico subito... faccio proprio outing, mi è piaciuto un numero di Deadpool. Come è potuto succedere questo? Perché ti stai già preparando all'uscita al cinema. No, quindi buono, no. No, allora, nuovo debutto della nuova serie di Deadpool, proprio rilancio in occasione dell'uscita al cinema, però questa volta con il numero uno di un ongoing, quindi un'operazione fatta con tutti i crismi, banale quanto volete, ma fatta con tutti i crismi, non come una certa operazione fatta l'anno scorso per un certo film tutto al femminile, e scritta da Cody Ziegler, sempre più sulla cresta dell'onda dopo appunto i successi su Miles e in precedenza su Spider-Punk, e più la collaborazione con il nostro nemico su She-Hulk, questa volta in TV,
disegnata da Roger Antonio con i colori di Guru FX e lettering di Joe Sabino, ci mostra Deadpool e l'immancabile, ormai devo dire, forse il mio simbionte preferito in questo senza momento il forse universo. L'unico simbionte che rispettiamo, diciamo. Princess, ovvero il suo cane simbiontico gigante, che sostanzialmente si devono, uno dei due si deve riprendere dalla separazione avvenuta off panel fra l'ultimo ciclo e l'altro, con la dottoressa Wong, Valentine Wong, dottoressa, anche se dovrei usare un termine gender neutral in questo caso. Appunto, c'è stata questa separazione off panel e Deadpool, per non pensarci, diciamo, si butta nel lavoro, e sappiamo tutti qual è il lavoro di Deadpool, il mercenario, e quindi tante botte, tante uccisioni, tanto sangue, anche se ovviamente con la comicità che deve contraddistinguere Wade Wilson, e con lo stile di Roger Antonio, che è abbastanza cartoonish, liquido, funziona bene secondo me con Princess, appunto col simbionte, e rende le botte un po' meno pur essendoci comunque tanto sangue, tante esplosioni, tanti spari, rende tutto un po' più PG-13, potremmo mettere così. Nonostante ci siano poi corpi smembrati, cioè comunque tutte le azioni violentissime, ci sono i corpi tagliati a metà, Deadpool senza, Deadpool senza gambe, spade che escono dal petto, però appunto lo stile fa sì che colpisca un po' meno tutta questa iperviolenza, e quindi si adatta un po' bene comunque al fatto che il tono deve essere un po' più leggero con il nostro mercenario parlante. E in tutto questo però, diciamo, secondo me la cosa che poi fa funzionare davvero bene il numero è Ziggler, che ha un umorismo che magari non mi piace quanto quello di Kelly Thompson, però ho apprezzato comunque, e soprattutto, e qui lo dico, ci ha regalato una delle tavole dell'anno, ovvero proprio una vera e propria plagio barra citazione a Chainsaw Man, che funziona perfettamente, sfruttando appunto proprio Princess. Non è perfetta come la tavola originale, in cui proprio la narrazione seguiva il movimento della mano, e se avete letto Chainsaw Man saprete di cosa stavo parlando. Però è comunque una tavola molto divertente. Poi appunto Princess che mangia a metà è una delle, anche delle vignette Chomp, esatto, è una delle vignette anche in cui Antonio secondo me si è dedicato di più, proprio perché secondo me l'ha fatta, diciamo, di gusto, cioè proprio la battuta è piaciuta anche lui, esatto, l'ha fatta di gusto, e l'onomatopea poi appunto c'è un bel gioco appunto con le onomatopee. Mi è piaciuto appunto il lettering di Sabino, non so qua, poi qui chiaramente purtroppo col lettering è un po' complicato, perché mentre il lavoro fatto sui balloon stessi sappiamo che è del letterista, il lavoro fatto con le onomatopee in questo caso penso sia del letterista, ma ci sono dei casi in cui vengono disegnate proprio direttamente dal disegnatore stesso, e quindi è sempre un po' complicato, diciamo, dare meriti, ma diciamo diamogli entrambi, appunto sia Roger Antonio che Gio Sabino, perché c'è un bel lavoro con tante onomatopee che vengono usate proprio per effetti comici, e che funziona molto bene. Mi sono piaciute Princess che si gratta dopo un'esplosione con Deadpool, mentre Deadpool minaccia appunto un mercenario lì a terra, c'è lei dietro che si gratta, c'è proprio scratch scratch, ci sono i blam. Mi è piaciuto molto da quel punto di vista il kaboom. Poi c'è una bellissima doppia con sostanzialmente un effetto De Luca con tanto di meta commento di Deadpool. Ha detto: non vorrei essere l'artista che deve disegnare questa scena, che con questi tre panel orizzontali che prendono appunto le due pagine, e vediamo appunto Princess che salta da una a quell'altra mentre prosegue l'azione. È un bel primo numero. Poi devo dire, credo che Ziggler, dal mio punto di vista, abbia la giusta percentuale di demenzialità nella propria comicità, e comunque in quella che mette in questi numeri. Nel senso, è un po'
Io sono, l'ho detto anche il numero scorso, The Queen a Deadpool di DC, eccetera, ma non tanto per il successo e ovviamente il ruolo che hanno avuto, diciamo, anche fuori dai fumetti, ma perché sono diventati personaggi in cui per me è difficile trovare uno sceneggiatore che abbia il giusto equilibrio tra appunto le battute e comunque e allo stesso tempo. Diciamo un minimo di esplorazione psicologica, o comunque un minimo di personalità che non sia semplicemente demenziale. E ad esempio, qui per me, Ziggler con una battuta che quando Deadpool prende tutta questa esplosione e sostanzialmente perde un braccio, e, cioè, il suo pensiero è prova a nascondere il dolore con una battuta e fa una battuta e poi dice: no, non era neanche un granché come battuta. Cioè. È una singola vignetta, è un singolo, sono sostanzialmente un balone, diciamo, monologhi interiori che però per me già c'entrano. Il personaggio già c'entra quello che io voglio leggere del personaggio, quindi magari per altri non sarà così. E c'è questo continuo gioco, l'hai detto bene te, anche grazie allo stile di Roger Antonio, come che non fa neanche pesare l'eccessivo gore, ma allo stesso tempo dà comunque soddisfazione per tutto quello che Deadpool sa e può fare. L'ho trovato davvero sorprendente, no, non pensavo, sinceramente mi sarebbe piaciuto questo nuovo villain Death Grasp, boh, sembra più un villain da Moon Knight, però vabbè, magari. Sì, esteticamente sì, però diciamo adesso poi bisogna sempre vedere come verrà coniugato con la Sì. comicità, però l'idea che Death Grip, che fra l'altro è il nome di una band, quindi ovviamente si diverte anche in quello, diciamo che letteralmente vuol dire no, la stretta della morte, cioè diciamo in questo caso qualcuno che segue un culto dedicato alla morte si scontri con Deadpool che è praticamente immortale, no? Tematicamente può essere anche interessante. Chiaramente in questo primo numero è più un mostrarcelo, però appunto vediamo un po' poi è più appunto settiamo la scena e vediamo come evolverà. Può essere interessante, come no, siamo in attesa su questo punto, devo dire. Sì, però se non altro è stata un'ottima partenza. Poi ho visto nei prossimi due numeri ci sarà team up con Taskmaster. Taskmaster e poi contro Crossbones, sì che è anche interessante vedere contro altri cattivoni. Ultima nota, devo dire, avevamo detto mi aspetto un crossover con Miles. Nel primo numero c'è già un personaggio tipo Miles, proprio con tanto di No, asterisco per io vedere. l'ho visto e mi ero preoccupato. Per fortuna viene liquidata in 5 secondi. Però insomma, vabbè, anche qui non era così difficile, diciamo, da preventivare. No, comunque a proposito di Taskmaster, mi ero scordato in Moon Knight una bella battuta di Taskmaster quando incontra per la prima volta Badr e gli dice: oh, ma non sei Moon Knight? E lui risponde: no, è morto. E lui fa: ah, meno male. E perché appunto nella serie di McKay con Moon Knight c'erano stati un paio di numeri, mi sembra nel secondo ciclo appunto di Taskmaster, che descriveva Moon Knight come l'eroe peggiore da affrontare, no? Eccetera, eccetera. È stato ripreso in maniera comica su Doctor Strange, devo dire, molto bene. Vabbè, questo è un, diciamo, un post-scriptum che mi ero dimenticato. Ok, dai, allora andiamo in pausa che di Moon Knight ne riparleremo a breve perché appunto del nostro amico McKay forse non ci stanchiamo mai, ma per il resto restate qui con noi, a tra poco. Rieccoci tornati dalla nostra proficua pausa in cui ci siamo lamentati dei disservizi su internet. Come dei vecchi che urlano alle nuvole, proprio. Esattamente. E per parlare di una serie che ci sta piacendo molto, in particolare della conclusione di un arco flashback che forse ci aveva fatto fare qualche domanda in più perché ci aveva un po' distratto dalla vicenda principale. E come è stato chiuso questo arco da G.V. Lo Wilson e come ci siamo ricondotti, diciamo, a quello che stava succedendo prima di questo flashback, Giorgio? Allora, di quello che stava succedendo prima non ricordavo quasi niente. Infatti, quando poi finisce il numero e sostanzialmente ci ricolleghiamo appunto alla quasi morte di Poison Ivy, ho detto: ah, ecco cosa stava succedendo.
Però, a parte questo, che è più da additare i miei problemi di memoria, la cosa che secondo me ha dato particolare risalto a questo numero è che su cui, diciamo, ci ha smentito, o soprattutto mi ha smentito rispetto ai primi due, è che stavo dicendo, ma in questi due numeri certo che Takara sta facendo anche cose un po' più tranquille, non stiamo andando tanto nello psichedelico, nell'onirico, come facevamo di solito, eccoci. Perché sostanzialmente al momento della trasformazione per la prima volta sostanzialmente di Pamela Isley in Poison Ivy, Takara e Prianto, che ricordiamo è il colorista, invece ci regala due splash che sono puro LSD diluito su carta, e la cosa è fantastica. Il volto di Pamela che entra per la prima volta in contatto con il verde è fantastico in questo tripudio di luci e di colori con questi toni così liquidi e con questa costruzione appunto quasi da non so, da apparizione tipo Poltergeist, è veramente ti fa ricordare perché questa serie sta piacendo tanto. Allo stesso tempo devo dire che comunque avrei forse preferito di più dal punto di vista della sceneggiatura che si fosse rimasti ulteriormente sul rapporto con Bella, quindi la giardiniera, e Jason Woodrow, quindi l'uomo floronico. E invece in quest'ultimo numero sostanzialmente andiamo a vedere la nascita sostanzialmente della rivalità, per così dire, tra Poison Ivy e Batman. Detto questo, però, è un rapporto, diciamo, che mi è piaciuto, nel senso che per quanto noi ovviamente tifiamo per Poison Ivy, Batman non è raccontato come un cretino, nel senso sono due forze sostanzialmente contrapposte, e le rimostranze, diciamo, che Poison Ivy fa a Batman sono tutte molto sensate, cioè sostanzialmente hanno tutte perfettamente senso, e allo stesso tempo l'opposizione di Batman non è nel personaggio, ma non è creata per il puro gusto di creare del conflitto, diciamo. Anche di nuovo, mi ricollego a quanto detto a Superman 78. Qui, anche qui, sostanzialmente stiamo raccontando un avvenimento che in linea teorica è avvenuto tanti tanti anni fa, però è riraccontato con la sensibilità di oggi. E questo non va a snaturare, non va a modificare quel primo incontro, non va a renderlo diverso, non lo va a retconnare in senso di ah no, allora no, tutto quello di prima non ha senso. No, semplicemente viene letto la stessa cosa che era successo, ovviamente con occhi diversi, e allo stesso tempo funziona come prima, e anzi, secondo me funziona anche più di prima. Quindi, da questo punto di vista, sono particolarmente soddisfatto di questi tre numeri, tolte queste piccole cose. Non so se sono stato troppo, come dire, mi sono lasciato trasportare troppo dalla psichedelia di Takara, o se anche a te hanno convinto, perché comunque No, gli anni 1, come abbiamo visto, sono sempre terreni scivolosi. sì, devo dire che questo il numero 2 forse era quello che mi era piaciuto meno, ma e questo numero 3 però mi è piaciuto particolarmente perché poche pagine sì, ma diciamo la chiusura del rapporto appunto con The Gardener, non ce la faccio a chiamarla giardiniera, Ci sta. mi viene fame anche visto l'orario, Sì. appunto. È stato convincente come i sensi di colpa l'abbiano portata poi ad allontanarsi, no? Di nascosto. E anche questo riracconto dei suoi esordi da villain, in questo nuovo contesto, appunto, sia sensibilità contemporanea, ma anche complessità che si vuole aggiungere ai cattivi nel fumetto contemporaneo, anche giustamente, funziona molto bene perché si vede bene, appunto. La nascita del conflitto con Batman, e al di là del fatto che poi devo dire, la prima vignetta dell'apparizione di questo Batman Oscuro di Takara mi è piaciuta tantissimo. Il costume in ombra, però col simbolo giallo, eccetera, eccetera, Robin al suo fianco, top, approvata. E appunto, secondo me, la cosa migliore è stata proprio l'equilibrio giusto trovato da Wilson nel mostrarci
il conflitto fra Batman e Poison Ivy, diciamo le ragioni di entrambi, i torti, non i torti, ma le manchevolezze, mettiamola così, di entrambi, e allo stesso tempo, non per questo, trasformare Pamela direttamente in un'eroina. Per cui, diciamo, è un equilibrismo complesso, ma che l'autrice ha mantenuto bene, per cui non posso che approvare questo numero. Sì, l'hai sottolineato nuovamente te nel modo corretto, cioè mostrare entrambi i lati delle medaglie per tutti e due e non lasciare necessariamente appunto far apparire nessuno dei due come un pazzo scriteriato. E ho trovato anche abbastanza pesante, diciamo comunque inquietante quel breve passaggio all'interno dell'Arkham Asylum e comunque secondo me nel suo piccolo restituisce bene un po' quella sensazione, ovviamente anche quella critica, ovviamente a un certo tipo di trattamento ovviamente dell'istituzione Arkham Asylum. In generale rimane veramente tre numeri, di nuovo, secondo me nel complesso ottimi, come ho detto anche prima, il terreno era scivoloso, non era facile, secondo me anche comunque riuscire a, come ho detto anche prima, ricontestualizzare con un senso tutto questo, anche il ruolo di Gotham, tra virgolette, che Pamela vede, che Poison Ivy vede come una macchia, come il simbolo appunto del progresso che mangia la terra, del progresso consumistico. Anche questo aspetto qui, secondo me, è totalmente coerente con il ruolo del personaggio e con quello che ha, diciamo nell'età moderna, perché ovviamente la prima Poison Ivy era sostanzialmente solo una ladra che utilizzava feromoni, cioè tutta la parte di diciamo ecologismo è venuta più avanti, ma è quella che poi ovviamente ora tutti e tutte associano al personaggio e che la rende un personaggio a 360 gradi e non ladro X con vestita di verde. Quindi sono curioso di vedere come si riconnetterà al presente, in cui ricordiamolo, comunque appunto ricordiamolo anche a me stesso, devo dire, ora abbiamo di nuovo Poison Ivy contro il ritorno di Jason Voodoo e io continuo a sperare che questa serie continui ad andare avanti perché siamo a 21 numeri, sostanzialmente mi verrebbe a dire nessuno l'avrebbe mai detto, ma continua di nuovo ad essere una certezza e secondo me c'è ancora tanto, tanto, tanto che questo team può esplorare e non, sinceramente, vedo l'ora. A proposito, Filo, invece di serie che non si sa come sono arrivate così avanti, o meglio, lo sappiamo come, l'abbiamo detto prima, dobbiamo riparlare del nostro amico McKay, Vengeance of the Moon Knight, numero 4. È arrivato il big reveal di questo Moon Knight, che forse non è Moon Knight, ma è davvero Moon Knight, e forse partiamo proprio da lì? Sì, esatto, numero 4, anche qui prima che Vengeance of Moon Knight vada a interagire con il crossover estivo Made in McKay, Che però ci sta, mantiene, possiamo dire. esatto, mantiene la struttura dei primi tre numeri, tutti concentrati su un membro particolare della missione di mezzanotte rimasto. Quindi il primo numero era Reese, poi Tigra, poi Soldato. Questo è il quarto numero, è dedicato appunto a Badr, il pugno di Khonshu. E però porta anche avanti la narrazione, perché si arriva a scoprire chi è il nuovo Moon Knight, che ha assunto proprio le sembianze di Mark Spector, attraverso la doppia narrazione, appunto Tigra, l'indagine di Tigra e Badr, e la psicanalisi con la dottoressa, che abbiamo visto anche per Mark stesso prima, cioè nella serie precedente. E appunto questo doppio aspetto funziona bene, permette ancora di più di approfondire il cast, di cui McKay comunque è stato bravo a farci affezionare. E si arriva poi al reveal finale, in cui, spoilerone, il nuovo Moon Knight è sudario, nella Ammetto di pagina. aver dovuto aprire la pagina Wikipedia per ricordarmi chi fosse Shroud. L'ho dovuto fare
L'ho dovuto fare anch'io perché era da un po' che non appariva sulle pagine Marvel, in particolare in questo caso è stato scelto perché era un po' la seconda versione di Moon Knight barra secondo rip-off batmaniano, apparso sui Vendicatori della Costa Ovest e che poi è stato membro anche di Difensori, proprio assieme al nostro Mark Spector. Proprio Steve Englehart, scusa se ti interrompo, ha proprio detto: sì, scrivevo per Marvel, credevo che non avrei mai scritto Batman. Spoiler, poi lo ha fatto e anche bene, recuperate l'episodio a proposito. Sì che ho preso Batman e l'ho mischiato con The Shadow, che anche lì stessa, Era diciamo. l'ispirazione di Batman. E questo è quello che è venuto fuori. Bene. E appunto è una scelta coerente con quanto fatto da McKay lungo tutto il suo arco di Moon Knight, perché è sempre stato bravo a ripescare vecchi villain, vecchi comprimari della serie, e sia della serie di Moon Knight stessa che appunto delle sue apparizioni sui super team Tigra. E poi tutti i villain improbabili, cui adesso non ricordo i nomi, ma quello mezzo toro, quello che con l'audio, con i poteri sonici che faceva il DJ, questo numero, i vari mercenari improponibili. Per cui, da quel punto di vista, secondo me è molto coerente. La cosa è che, appunto. Qui arriva come cliffhangerone, per cui se la scelta poi sarà efficace non possiamo ancora saperlo. E per cui da quel punto di vista non può che essere un giudizio sospeso. Il numero mi è lo stesso piaciuto. È forse il primo numero in cui ho visto qualche incertezza di cappuccio, soprattutto in qualche faccia di Badr senza maschera. Però sia il Tigra nella prima pagina che certe, appunto, l'effetto De Luca in una splash poi poco dopo, che poi tutte quelle in costume, secondo me, diciamo, quando appunto il Moon Knight cattivo si risveglia e fa questa posa un po' Super Saiyan, funzionano molto bene, per cui anche dal punto di vista artistico continua a essere una serie più che approved. Appunto la splash finale di Reveal è molto bella, con questa espressione molto alla razziana anche in questo caso di sudario, per cui appunto anche McKay si è dovuto convertire a questi archi da 4 invece che archi da 5, e questo ci è costato un numero dedicato a palla numero 8 Non purtroppo. glielo perdonerò mai, mai. Cioè, era il numero che aspettavo più nella mia vita dell'anno. No, maledetto. Maledetti tutti. Però magari poi la numero 8 avrà un ruolo più importante nello scontro con i vampiri, speriamo. Per cui No, secondo me quattro numeri mi sono piaciuti molto. Sì, forse Cappuccio, un paio di volti, magari non perfetti, ma secondo me. È un qualcosa che abbiamo notato più per diciamo, per il livello che ha raggiunto, per come è maturato, che per effettivi, diciamo, problemi. Allo stesso tempo, Rosenberg continua a fare un lavoro, secondo me, incredibile. Mi piace tantissimo il modo anche in cui le palette cromatiche sono opposte tra l'azione, appunto, con Tigra e Hunter's Moon, che vanno a cercare appunto questo falso Moon Knight in cui i colori sono tutti scuri, poi ovviamente la fa da padrone i toni del viola perché per i poteri appunto di, come dicevi te, in questa posa dragonboliana, e allo stesso tempo invece tutte le scene, questo era avvenuto la stessa cosa anche con gli altri personaggi che si erano seduti di fronte, diciamo in seduta, sono tutte nel tono, toni molto caldi, rosso, l'arancione, luce gialla e sempre molto calda, appunto. Anche questa contrapposizione tra queste varie pagine mi piace molto, e poi appunto i design continuano a essere bellissimi, perché anche appunto questa versione, questo fake Moon Knight nero con la luna bianca al contrario, diciamo, sul petto è potentissimo, e anche il flashback che fa vedere, diciamo, che fa un po' da Beniamino di storia, bellissimo. Sono stati quattro numeri belli. Sul fatto di appunto di Shroud, io non lo so se
se sia totalmente convinto di questa scelta. Più che altro vorrei. Il problema è che ora per capire perché effettivamente l'abbia voluto fare un po' più di quello che è stato scritto solo qui, dovremmo attendere parecchio e magari. Sì, è una questione appunto di lotte tra sostanzialmente di guerre intestine tra correnti, diciamo, all'interno di ordini vari. Non lo so, cioè, ci sta, però non so cosa avrei voluto, devo essere sincero. Mi rendo conto che non sto dicendo tutto il contrario di tutto, però no, non mi ha proprio detto, ah sì, vabbè, ci sta proprio 100%. C'è ancora qualcosa che avrei bisogno di qualche numero in più per vedere poi il futuro e le ramificazioni, però purtroppo c'è questo benedetto Blood Hunt che dobbiamo portare avanti, quindi mi sa che ne riparleremo tra un po'. Sì, no, no, assolutamente. Non c'è E il 5 prima di Blood no, Hunt? anche Dico il una 5 c'ha cavolata. già la. C'ha già, se non sbaglio, magari c'è prima, ma io mi ricordo che in copertina c'è il simboletto di Blood Hunt. Allora, se il nostro caro amico League of Comic Geeks si riprendesse oggi, invece che abbandonarci nel. No, non so. Perché c'era qualcosa, mi sembra. No, forse era questo, era l'ultimo prima di Blood Hunt, hai Eh ragione. sì, no, no, il 5 c'è il simboletto sopra, per Vabbè, cui vabbè, diciamo che fra di tutte le testate, forse Moon Knight è quella che, tra virgolette, è meno calata dall'alto in questo crossoverone, diciamo che ci sta. Vediamo se sarà bravo appunto McKay, diciamo un po' imparando da Ewing a sfruttare anche i numeri, chiamiamoli tie-in o comunque all'interno dei ventoni per comunque non perdere il filo della narrazione principale, ecco. sì, no, no, esatto. È un po' la prova del 9, il suo primo grosso crossover. Vediamo come ne tirerà fuori. Anche perché per un paio di mesi non ci toccherà altro. E a tal proposito, però, voglio segnalarti questa cosa che ho appena visto su Twitter. Tu e tutti i nostri ascoltatori devono essere testimoni. Nei vari tie-in di Bloodhunter, c'è cioè Bloodhunters che avrà un po' di storielle, un one shot al suo interno. Il numero 3. In copertina Dr. Doom, Yelena Belova e una mucca. E leggo questo tweet di Joss Trujillo, l'autore di Blue Beetle. Globito. I'm writing a terrifying tale about Marvel's bloodthirsty bovine, è il cow. Quindi molta attesa per questa mucca infernale assetata di sangue, forse il tie-in che in questo momento sale al primo posto dei miei interessi di Blood Hunt. È il cow che, devo essere sincero, conosco solo per Marvel Snap, anche qui. Spero di non offendere alcun fan di El Cow lì fuori, ma boh, se qualcuno un giorno ci vuole regalare un crossover tra El Cow e Bat Cow, io sarò qui pronto a leggerlo. A proposito di Bat, andiamo all'ultima uscita della settimana di casa DC, Batman 146, scritto sempre da Starsky, disegnato da Jorge Jimenez e colori di Tomeo Mori, con una backup che non è una backup, perché di fatto apre il numero disegnata da Bandini e colorata da Sinclair, lettere in sempre di Clayton Coates. E una backup che non è una backup perché sostanzialmente è praticamente fa un enorme, diciamo, lavoro anche, possiamo dire, di retcon o comunque di ricontestualizzazione di eventi del passato e lo fa di nuovo a proposito di terreni scivolosi in modo che non so quanto funziona del tutto. In poche parole, vediamo che sostanzialmente abbiamo un confronto tra Daniel Capteo, che abbiamo visto essere un po' anche la grande mente dietro a questo enorme scontro tra Joker e Batman, raccontare appunto allo stesso Batman perché, allo stesso Bruce, perché sostanzialmente cosa è successo nel passato, cosa è successo e praticamente si dice che Joker, le cose peggiori che ha fatto, sostanzialmente dalla morte di Jason Todd, Killing Joke e tanto altro, è in tutto e per tutto stati tentativi dello stesso Joker di far riemergere il Batman di Zurenar che aveva incontrato
in precedenza nelle pagine, ricordiamolo, della backup disegnata da Leonardo Romero, comparsa nei numeri dal 128 al 130, appunto, di sempre scritti da Zdarsky. Quindi la cosa che, andando più nel presente, però ci interessa è che vediamo che sostanzialmente il Joker che avrebbe convinto il pinguino a fingere la propria morte e fuggire, perché? Perché venuto a sapere lo stesso Joker durante la morte in famiglia, quindi sempre andando a riprendere da Era New 52 di Snyder, che il ruolo di Alfred era sostanzialmente di mettere lo snooze, cioè rimandare l'attivazione di Failsafe ogni volta. Quindi, capito che Failsafe avrebbe in qualche modo riportato fuori sostanzialmente Zurenar, tutte queste macchinazioni praticamente ci fa dire che tutto quello che è successo da sostanzialmente il primo numero di scritto da Zdarsky in poi è tutto una grande macchinazione, diciamo, avviata in parte da Katio, che comunque continua a voler guardare tutto da lontano e in un senso anche di rivalsa e di vendetta nei confronti di Bruce, che lo aveva abbandonato durante l'addestramento, e appunto tutto questo il Joker ha portato avanti per avere di nuovo a che fare con Zurenar. Detto tutto questo, questa è solo la backup, è già filo tanta roba, cioè tanta carne al fuoco in più. Con la backup la cosa che proprio, devo dire, mi è piaciuta meno. E questa idea, ovviamente sta riscrivendo per la maggior parte storie sue, però questa idea di vedere il Joker dietro quello che è successo di brutto a Bruce, è lui che diciamo ha messo in atto tutto quello che sta succedendo nel ciclo di Chip, ma anche fatto del diciamo è dall'origine delle origini che vuole vedere Batman in Zurenar, mi ha fatto un po' scendere tutto, perché appunto capisco voler lasciare il segno, però era una retcon di cui non si sentiva il bisogno, poteva essere efficace anche con meno, e non so, mi sembra anche sminuire un po' certi atti, cioè il Joker ha ucciso Jason Todd e fatto quello che ha fatto su Killing a Barbara su The Killing Joke, non perché è un sadico psicopatico, ma perché è un sadico psicopatico e voleva vedere Zurenar, mi sembra una cosa che non funziona così bene. Sì, è un po' quello che avevamo detto anche in passato, il tentativo di dare sempre delle motivazioni a Joker o di rendere in qualche modo razionale il personaggio, che secondo me lo va un po', tra virgolette, a sminuire o ne va a togliere un po' del, chiamiamolo, fascino perverso, per usare un brutto termine. Detto questo, posso dire che è un'operazione che avrei evitato, ma che comunque è portata avanti, secondo me, in modo abbastanza coerente comunque con quello che abbiamo visto e letto finora. Venendo poi alla storia principale, vediamo anche qui lati positivi sicuramente. Jimenez sempre mostruoso, devo dire, il suo Batman a petto nudo, villoso, con questa mano robotica pronto a menarsi con un'infinità di detenuti in questa prigione appunto di Failsafe, è bellissimo, è una di quelle cose proprio iconiche che gasano, non c'è altro modo per definirla. E allo stesso tempo anche l'evoluzione di ciò che Failsafe fa nel mondo al di fuori, mentre Bruce cerca e riesce a fuggire dalla prigione, devo dire che secondo me funziona. È anche interessante il modo in cui, secondo me, Nightwing e gli altri, compreso Superman, parlano cercando di capire se effettivamente sia Bruce o no, e spero che dopo il confronto finale Superman si sia reso conto che no, non è Bruce davvero. La cosa che segnalo interessante è che settimana scorsa abbiamo parlato di Detective Comics, dove Ran V diceva che Batman non deve vincere, Batman sa che non vincerà mai perché il crimine non verrà mai sconfitto, è una sostanzialmente un circolo infinito che non si ferma mai. Qui Zdarsky, come ultime parole di Failsafe, invece proprio
in questa minaccia a Clark, dice, a Superman, dicendogli: guardate, se fate qualcosa proverai a fermarmi, non ce la farai, perché? Perché Batman vince sempre. Ecco, anche questo è interessante vedere comunque i paragoni e i paralleli tra le due testate che continuano a viaggiare invece su binari totalmente separati. La cosa forse che mi ha dato più fastidio di tutte, però, continua a essere un po' la descrizione di Damian e come viene rappresentato, cioè una versione di Damian che è indietro di 15 anni rispetto alle recenti, diciamo, interpretazioni. Diciamo che è un Damian, cioè se penso a quello che leggo su Batman e Robin di Williamson, che non c'entra niente, sì. Però no, esatto, è un po' troppo edgy. Poi ci sono delle espressioni che ci fanno sembrare che abbia dei dubbi, però mi sembra che questi dubbi, per come ci è stato caratterizzato e per come è evoluto nell'ultimo periodo, potessero esserci già ben prima, per cui poi magari c'è ancora, sto ancora pensando che poi Zarchi ci riveli che sia appunto un Damian che si sia infiltrato, mettiamola così, di sua volontà, e cerchi di risolvere il problema tutto da solo, senza dire niente, che in quel caso sarebbe molto coerente col personaggio, però i dialoghi scelti comunque non gli rendono giustizia, in entrambi i casi, sia che appunto stia facendo quello che ho detto io, sia che sia stato presentato come su pagina. E appunto i suoi dialoghi sono la cosa che ha funzionato un po' meno, e Ma sì, dal ma punto anche il di vista. ruolo accanto a Failsafe quando sostanzialmente prendono Harley, non lo so. Ecco, adesso io devo fare il lamentoso totale. A me, Jimenez ha tirato fuori un numerone, tutte le sequenze finali sono bellissime, però la sua Harley a me non continua a non piacere. Cos'è che non ti piace? Sti capelli vaporosi, giganteschi, non lo so, è un po' troppo pin-up, è un po' poco Harley Quinn. Ma un bellissimo pigiama a scacchi come quello. Sì, ma i fiocchi, perde un po' di quella. È vero che nella gestione, cioè, questo mio pregiudizio deriva soprattutto dalla gestione Tynion, in cui sostanzialmente era un'eroina e basta, però perde Gestione un Time po'. ci ha regalato anche Punchline, che fa il suo meraviglioso ritorno qui, per nostra grande gioia. E Jimenez è un fan, visto che ha disegnato lui su Luke, però a parte questo, non so, perde un pochino di quella edginess che secondo me Harley dovrebbe avere. È un po' troppo, come posso Morbida, tra dire, virgolette. sì, esatto, ammorbidita. Ma a me piace, è un po' le guance un po' rose, un po' bambinesche, che magari fanno un po' quell'effetto lì più che i capelli, secondo me. E per il resto, come dicevi anche te, insomma, il numero è gigantesco. Jimenez continua a avere, tanto nei momenti di massima azione, ovviamente, in cui, come abbiamo sempre detto, influenze manga sentono tantissimo, ma anche in momenti tipo di calma, per dire. Un'altra panel che mi è piaciuta tantissimo è Bruce in quella specie di meditazione mentre cerca di scavare nel proprio cervello per ritrovare i ricordi di Zurenar. E poi davvero, cioè, l'ho detto più volte, è più la run di Jimenez che di Zdarsky, nel senso che anche per il modo in cui scrive Ship è pensato per far esaltare l'aspetto di azione su cui appunto Jimenez la fa da padrone. Detto questo, Filo, direi che andiamo in chiusura finalmente anche questa puntata con un numero che, senza girarci intorno, proprio per usare termini di quelli giovani, ha gasato. Cioè, proprio, non c'è altro da Sì, dire. devo Potremmo dire dire che così. ha cucinato un gran bel piatto il nostro amico Al Ewing, sempre con le matite come nel numero precedente Ibrahim Robertson e i colori Matt Wilson, e appunto Thor dopo, parliamo di Mortal Thor, e Thor dopo essere appunto aver avuto
una rivelazione da parte di sua madre Gaea del perché, diciamo, ci fosse stato il ritorno di questi Utgard dei di cosa, quale fosse, diciamo, del perché la Terra fosse stata, gli umani anzi in particolare, fossero stati sottoposti a queste prove, mettiamola così. Ovviamente è un tema molto attuale, cioè quello dell'inquinamento e dello sfruttamento delle risorse, e ovviamente chi meglio di Dario Hager, a.k.a. il Minotauro, può rappresentare il villain in questo caso, e quindi il nostro eroe va a affrontarlo direttamente. Però, come sempre, quando dobbiamo scontrarci con l'industria, purtroppo un approccio diretto non è efficace, perché, diciamo, l'industria, gli industriali, il capitale, mettiamolo così, è capace di riscrivere la realtà attraverso sotterfugi e attraverso il marketing e sconfiggerci. E in questo caso, diciamo, questa doppia dimensione è rappresentata dai due alleati di, del Minotauro, ovvero Scourge e Amora, l'ingannatrice, scusa, l'incantatrice, e appunto il loro ruolo è pazzesco. E il fatto, no, che poi anche in Universe la Roxxon abbia acquisito i diritti di Thor per tutti i media, e questo, e lo stesso Hager ci parli di content e non di art, e tutta la metanarrazione che arriva nel finale è veramente poignant, puntuale, e è anche divertente, perché poi è divertente. Sì. E soprattutto mi ha fatto venire voglia di leggere un fumetto disegnato da Greg Land, cosa che non pensavo di dire nell'anno del Signore 2024. Però come Jung ha costruito tutto questo è pazzesco, e perché appunto il la Roxxon produce i fumetti di Thor, Roxxon Thor, in Universe, Amora glielo fa leggere, e appunto Roxxon present Thor in uscita, credo fra un paio di settimane, per Marvel nel mondo reale, che sarebbe il fumetto che legge Thor nel suo stesso fumetto, disegnato da Greg Land, Lainstein e Frank Darmanin, annunciato in un numero il cui titolo è The Land of Lost Content. Non lo so, forse qui ci leggo anche troppo, però No, quindi adesso sono curioso di vedere Ewing e Land che fanno un fumetto come se fosse stato scritto dalla Roxxon. Sono curiosissimo, e appunto tutta la metà narrazione è ovviamente chiara, e allo stesso tempo è affascinante. Sì, comunque anche qui il sottotesto, come viene un po' giustamente anche preso e lanciato fuori dalla finestra. Esatto, ma poi è affascinante perché Ewing, cioè praticamente da quando è finito il fumetto con Dimeo, li troviamo solo quando sono morti, scrive solo per Marvel e non scrive indipendente da un top. Per ora. Sì, chiaro. Però ha scelto Marvel per fare questa critica anche del modo in cui Disney produce content, appunto. E Marvel no, produce storie che non evolvono mai, sono sempre in un ciclo continuo di delle stesse cose che si ripetono. Per cui uno può chiamarla anche ipocrita questa scelta, ma è affascinante dal mio punto di vista, di come voglia provare a fare appunto una critica dall'interno, che ovviamente non sarà mai sufficiente a cambiare il sistema, ma può essere sufficiente, e forse anche di più, per scrivere un ottimo fumetto. Sì, in questo senso lo abbiamo detto più volte, cioè è l'erede di Morrison, se ce n'è uno, se è possibile definire, se ha senso anche definire in termini magari anche banali l'erede di, ma è un gran numero che continua ad aggiungere su comunque cose su cui stavo costruendo anche in precedenza. E devo dire anche tanto merito secondo me va dato anche a Robson, perché in questi due numeri mi ha convinto tantissimo. Questa cupola che ricorda un po' il Truman Show, dentro la quale si sta
sta avvenendo sostanzialmente questo inganno verso Thor, appunto creato dall'incantatrice con Scourge che sembra voler all'inizio travestito tipo da giardiniere. Sono tante scene belle, proprio lavora i colori con questo verde dell'effetto dell'incantatrice, è fantastico. Sempre Matthew Wilson, gli effetti ovviamente sempre dei tuoni, dei lampi, la stessa doppia splash in questa terra ormai desertica con questo solo cupola Roxxon con cui Hag sostanzialmente quasi prende in giro Thor. Appunto, anche dal lato artistico è veramente un bel numero. E poi, diciamo, l'aspetto meta e di racconto, di narrazione, di critica, ovviamente, a tutto il processo produttivo capitalistico, ovviamente in particolare del mondo dell'arte, è assolutamente, diciamo, perfetto e è bello. Sono cose che paradossalmente puoi fare solo in un fumetto, si dice sempre, perché alcune cose semplicemente non possono essere trasposte al cinema, non possono essere trasposte in animazione, non possono essere trasposte in serie TV, e è il motivo per cui poi stiamo sempre qui a leggere di questi omoni e donnone in tutina, sostanzialmente. No, assolutamente, e appunto ad aiutare c'è comunque un team artistico d'eccezione, perché devo dire, Ibrahim Robertson ci regala un minotauro bellissimo, pazzesco, in questa sua versione, no, scavata, deformata, dopo appunto i fatti di Immortal Hulk, e quando appare tipo la vignetta in cui appare nel cielo è bellissima. Ma anche all'inizio, quando è al tavolo, cioè alla scrivania nell'ufficio, è rilassatissimo, appunto, come che è quasi il momento più grottesco, appunto, in giacca e cravatta, doppio petto, scusa, col gilet, con lo zoccolo sostanzialmente appoggiato sotto il mento, cioè, figo, fighissimo. Ci ha messo qualche numero per me per scattare. 3-4 numeri, ma ora totale must read, proprio, cioè, avevamo fiducia, cioè non è che abbiamo mai perso fiducia in Al Ewing, ci mancherebbe, però hai visto i primi numeri, sembravano più tradizionali di quello che magari ci saremmo aspettati. Era un grande divinità dal passato, un mostrone, cioè sembrava una cosa, tra virgolette, un po' più, una narrazione un po' più classica. E poi, come spesso succede, proprio abbiamo preso la tangente e ciao cuore, proprio. Sì, no, assolutamente. E poi, appunto, è proprio, secondo me, uno scrittore che in questo caso ha scelto di prendersi il suo tempo e questa cosa sta pagando. Fra l'altro, devo dire, a proposito di onomatopee, ne avevamo parlato su Deadpool, ce n'è una bellissima quando il Minotauro incorna Thor con un Quell'effetto con le bronch. stelline, tipo. Sì. Per cui, appunto, forse per qualcuno può essere un po' troppo un fumetto che parla di se stesso, però in realtà, appunto, i parallelismi col mondo reale, non solo di quello del fumetto, ma anche in generale della produzione creativa, e poi con la crisi climatica sono evidenti, per cui non è solo quello. Sì, e poi inevitabilmente siamo qui a parlare di fumetti, quindi un fumetto che parla di fumetti, come dire, suona tutte le note giuste nel nostro spartito, che non so se sia un modo di dire che esiste, ma da questo momento lo è. Detto questo, Filo, abbiamo altro. Io segnalo solo che Blue Beetle ne ho parlato, ma un numero davvero carino anche questa volta, e magari riprendiamo prossimamente. Ma no, direi che abbiamo detto tutto. Poi, fra l'altro, League of Comics continua a non aiutarmi nel vedere le nuove uscite e vedere un po' di cosa parlare settimana prossima. Siamo praticamente dei pesci fuor d'acqua senza League of Comics, ma vediamo. DDC settimana prossima torna Suicide Squad Dream Team.
c'è Green Lantern, di cui voglio parlare sicuramente, e Action Comics inizia il grande crossoverone. Il crossoverone Superman prima dell'eventone estivo, invece crossoverone di tutto. Esatto, però sono interessate. Vediamo, di Marvel c'è soprattutto Weapon X-Men numero 2, di cui so che non vedi l'ora di parlarci. Assolutamente, sono un grande fan anche del ritorno di Chasm su Amazing Spider-Man. E, no, no, probabilmente c'è il finale di Resurrection of Magneto, il secondo. Esatto, di... c'è il finale del crossover fra Carnage e Venom, se non sbaglio, per cui un'altra cosa di cui... E anche questo se lo saremmo levati. E poi e soprattutto c'è... prima di questa c'è la puntata, c'è la seconda parte della JLA di Morrison e Porter. Assolutamente, ho già letto il primo arco, siamo ricchi. Siamo carichi, tornerà con noi anche Giova, quindi come sempre restate con noi, seguiteci cercando Fumettocrazia su tutti gli aggregatori di podcast, ovviamente tutti gli account social e soprattutto il gruppo Telegram. Trovate ovviamente sempre tutti i link nella descrizione dell'episodio, quindi commentate, diteci anche se c'è qualcosa di nuovo che vorreste che... di cui parlare, di cui vorreste sentirci parlare, scusate, dopo un'ora e mezza, quasi due, inizio a non saper più parlare. Detto questo, come sempre, state con noi, seguiteci, like, tutte queste cose che si fanno e che ormai sapete benissimo. Ciao Filo e ci sentiamo presto. Alla prossima, prestissimo. A prestissimo, quindi anche da Giorgio Ceragioli è veramente tutto. Fumettocrazia, episodio 166. Ci sentiamo alla prossima. Ciao!